qualcosa di più concreto dovrà per forza essere messa nero su bianco venerdì prossimo, 10 aprile. Termine ultimo, secondo la legge, per la presentazione del DEF, il documento di economia e finanza. Ma già oggi, in quella che è stata definita una riunione preliminare, qualche paletto è stato fissato, a partire dalle cifre, che sono importanti. Alcune le conoscevamo già da qualche giorno e sono quelle relative alle previsioni di crescita. Crescita del PIL, ovvero del prodotto interno lordo, fissato ad un prudenziale 0,7% per quest'anno, dice Renzi, per poi crescere leggermente e arrivare all'1,4 del 2016 e all'1,5 dell'anno successivo. Ora, se cresce il PIL, ovvero ciò che complessivamente produciamo, dovrebbe di conseguenza diminuire il nostro indebitamento, anche perché non c'è solo il PIL a contribuire. E dunque, ecco le previsioni, che vedono per quest'anno il rapporto deficit-PIL attestarsi al 2,6%, a 1,8 nel 2016 e a 1,7 nel 2017. Tutto questo perché appunto c'è un nuovo rapporto fra euro e dollaro, perché è in atto il quantitative easing voluto dalla Banca Centrale Europea, perché l'Europa ha finalmente adottato una politica più flessibile che permette questi aggiustamenti e perché, sempre secondo le parole di Renzi, si sta muovendo anche il piano investimenti voluto dal Presidente della Commissione Europea Juncker. Ma da dove verranno le risorse? Il Presidente del Consiglio è stato molto chiaro, non solo non ci saranno nuove tasse, ma se possibile verranno tagliate, come dice è già stato fatto. A dispetto delle cifre fornite dall'Istat, infatti, ecco come interpreta la realtà il Presidente del Consiglio. Noi, dice, nel 2015 arriveremo a 18 miliardi di tasse in meno. 10 vengono dal provvedimento sugli 80 euro, e non importa se invece qualcuno li legge come un aumento di spesa, e 8 vengono dai provvedimenti sul lavoro. Dopodiché, volendo, se ne potrebbero aggiungere anche altri 3 di miliardi, dice Renzi, quelli risparmiati visto che non sono scattate le clausole di salvaguardia che ne prevedevano la spesa. Che se ci pensate è un po' come se voi non vi compraste un vestito e diceste quindi di aver risparmiato. Ma tant'è. Alla fine i tagli, che ovviamente ci saranno, incideranno sulla razionalizzazione della spesa pubblica. Definizione ancora troppo generica però per capirne la portata. Ma se funzionerà, e il ministro dell'economia Padoan ha detto di essere ottimista, porterà anche ad una diminuzione del rapporto fra debito pubblico e PIL, che nel 2015 è previsto al 132,5% e nel 2018 sarà del 123,4%.